Ti saluto Siamo di bene, nuovo. aspettiamo un attimo e parlo. Esatto. Perfetto. Devo farla bene Ok, bene. Prova Va bene, bene. ecco. Prego. Allora saluto i colleghi del giornale di Brescia. E in realtà sì, si parla di personal branding, io più che di un'esperienza, la mia esperienza, vorrei parlare del perché ritengo in prospettiva che il personal branding anche per i giornalisti sia assolutamente importante, cioè la costruzione di un'identità personale che non travalica quella della redazione, ma che è complementare e aiuta e sostiene anche il media tradizionale, nel quale io, anche perché ci mangio fine mese, continuo a credere e continuo a pensare che comunque la carta stampata avrà un futuro e avrà ancora lunga vita, di questo non sono assolutamente sicuro. Ci sono però esempi chiari che dimostrano come anche i giornalisti abbiano bisogno, come nel caso dei politici, come spiegava Laura poco fa, di una identità che vada oltre, che li faccia emergere dalla loro redazione. Il caso più eclatante è i due casi italiani, basta vedere la classifica pubblicata su internet del mi piace su Facebook. I due casi più eclatanti sono quelli di Roberto Saviano e Marco Travaglio, sono i primi due, ma non solo. Sono oltre il milione di mi piace sulle loro pagine, non solo questo, hanno il triplo rispetto al primo politico. Quindi questo in qualche modo avvalora il fatto che una strategia personale, prima ancora che di testata, sia importante. Io a volte scherzando dico che per fare giornalismo serve più testa che testata. Poi è fondamentale oggi avere testata, anche perché qui magari nelle domande spero che qualcuno, o anche negli interventi successivi, spero che qualcuno mi smentisca, non esiste un modello di business ancora solido e affidabile per l'informazione online. Chi ci sta provando ultimamente è in fase di startup, quindi nella fase in cui si aveva il sacchettino di soldi, si sta provando a spenderli bene per provare a produrre reddito, ancora non c'è questo tipo di un'esperienza solida che ci porti a dire che l'informazione online può dare un futuro a quelle che conosciamo come redazioni strutturate, come le abbiamo storicamente conosciute. In realtà poi prima si parlava, soprattutto nel primo intervento, dell'essere media di se stessi. Questa cosa dell'essere media di se stessi è quella che ha creato il vero cortocircuito e secondo me anche un ritardo culturale tra le redazioni e il resto del mondo e del mondo internet, perché il fatto che chiunque potesse diventare media di se stesso non poteva apparire come una conquista al giornalista che era abituato a essere lui il media tra sé e la società. Era lui che portava le storie e quindi questo ha in qualche modo inflazionato la figura del giornalista, l'ha inflazionata al punto che, appunto, come dicevo prima, non esiste oggi un modello affidabile, un modello affidabile di business, proprio perché la grande quantità di informazioni disperde rispetto a prima gli investimenti pubblicitari, che pure aumentano, che pure sono importanti, che pure sono in crescita, ma che evidentemente diffusi sulla rete non, in questo momento non stanno valorizzando, forse perché non ci sono ancora eccellenze, ma non stanno valorizzando le esperienze che ci sono. Si conoscono le esperienze online delle grandi testate nazionali, le esperienze di quelle locali, ma sono di fatto esperienze finanziate attraverso l'unico vero modello che è in questo momento, che è l'edicola e la vendita in edicola. Altro, poi ripeto, spero che qualcuno mi smentisca dicendomi no, ti sei dimenticato che esiste quest'altra cosa. E in realtà il rischio vero è che quello che viene chiamato giornalismo dei cittadini porti alla scomparsa del ruolo del giornalista come l'abbiamo conosciuto, il giornalista inteso in senso professionale, ovvero uno che alla fine del mese ottiene un reddito e vive del suo lavoro, che è produrre notizie, che non è produrre pubblicità o altro, ma è produrre notizie, quindi storie appetibili e importanti e interessanti per la gente. Basta poi vedere quello che sta succedendo, voi girate i vari siti di giornalismo, paragiornalismo, tutto questo reclutamento di manodopera a
a costo zero fa capire proprio che il cortocircuito c'è stato, che l'inflazionamento c'è stato. Cioè. Paradossalmente tutto questo è successo nel momento in cui le testate stanno avendo il massimo successo dal punto di vista... ecco, questo era, questa è la posizione che occupiamo nella classifica mondiale della libertà di stampa, quindi è evidente che con una posizione così ci sarà bisogno anche in futuro di giornalisti, di professionismo giornalistico, ma soprattutto di un giornalismo libero, di un giornalismo più libero. Poi arriverò al motivo di questo 72esimo. E dicevo però, in questo momento però, paradossalmente, la richiesta di notizie ai massimi storici. Posso fare l'esempio del mio quotidiano, che dichiara una media di 10.000 copie al giorno, sostanzialmente intenuta negli ultimi 20 anni, un po' in controtendenza rispetto a quello che è successo, un lieve calo nell'anno precedente, comunque inferiore all'1% delle vendite. È una parte influente anche dei ricavi, ma 2,5 milioni di pagine viste al mese. Un sito internet è sostanzialmente la riproposizione di una grossa fetta di quello che trovate anche sul giornale, perché non esiste una vera redazione online, c'è un'attività online molto marginale, e allo stesso modo distribuzione di 2,000, download di 2,000 applicazioni iPad e iPhone, poi nel passaggio al modello a pagamento sono diminuite drasticamente, circa gli utenti attivi adesso sono circa il 10% rispetto alle applicazioni inizialmente scaricate, ma i dati sono importanti per capire come in realtà il peso della redazione sarebbe aumentato, ma in un quadro così diverso, così vario, oggi è successo esattamente il contrario, cioè è aumentato il peso della redazione perché la redazione è più richiesta, si è svalutato di molto perché mancando un modello di ritorni in termini di reddito, di soldi per l'editore, succede quello che poi sta succedendo in tutte le redazioni, parliamo di media tradizionali, ovvero tagli e cose simili. I tentativi che sono stati fatti anche a livello locale spesso hanno dato risultati. Luca De Biasio sul suo blog, che è un blog che tutti i giornalisti italiani e non solo seguono, parlava del caso del Guardian, fa un progetto specifico di informazione locale, tutto funziona, tutto va, arrivano notizie che nemmeno si pensava, poi nel modo molto pragmatico anglosassone di ragionare, quel comparto non rendeva quello che si credeva e allora un'esperienza positiva è stata chiusa, semplicemente perché non c'era la opportunità economica in sé, non le ricadute, non c'era l'opportunità economica di tenere aperto, di far funzionare quel progetto. Succede quindi che abbiamo due cose, redazioni in crisi, personalità giornalistiche in grande aumento. Forse aveva ragione, visto che ho fatto i due nomi prima, Travaglio e Saviano, forse aveva ragione Giuliano Ferrara quando diceva che il giornalismo può essere solo giornalismo di parte perché schierandosi sveglia le coscienze, sveglia anche il tifo della gente e quindi in questo modo diventa appetibile. Forse questa è la risposta. In realtà io penso che esista molto più in profondità una nuova presenza nei media e nei nuovi media e in internet in particolare che sta valorizzando le persone e chi è in grado di utilizzare i nuovi media. Io nel mio piccolo ci sto provando con qualche difficoltà, devo dirlo, nel senso che è evidente che nel momento in cui si prova a sperimentare un nuovo ambito che in qualche modo affranca da una redazione, è evidente che all'interno qualche resistenza, qualche attrito lo si finisce per creare. Laura spesso mi dice, se parli come se fossi già
come se fossi già direttore, purtroppo il problema vero è l'eccesso di esposizione che si ha in quel senso, che crea uno squilibrio rispetto al ruolo che poi invece si ha nella redazione, ma perché non c'è probabilmente in questo momento ancora la mentalità pronta per accettare che una cosa che tutti dovrebbero fare, nel modo di vedere, viene invece fatta in maniera volontaristica da pochi e quindi crea appunto degli squilibri. Io in realtà credo che il problema che pone internet è un altro nel caso dei giornalisti, ed è semplicemente questo: l'internet riporta al centro dell'attenzione la notizia, e di fatto nella storia dei media non credo che sia mai stata la notizia il primo bene o il primo servizio che gli editori hanno venduto storicamente. Gli editori hanno venduto carta, hanno venduto supporti, hanno venduto strumenti, non hanno venduto notizie, hanno colto l'attenzione dei loro lettori, ma se pensiamo ad esempio al fatto che un quotidiano viene letto in meno di 10 minuti mediamente da un suo lettore, anche da chi lo acquista in edicola, è evidente che c'è più un acquisto di fidelizzazione che un interesse reale per i contenuti. Non è paragonabile all'interesse che abbiamo quando acquistiamo un libro e nel tempo ce lo leggiamo e lo portiamo a termine, interessandoci, appassionandoci alla lettura. È una fruizione molto più consumistica, veloce, immediata. Quello che sta succedendo oggi è esattamente l'opposto. Cioè, finalmente al centro stanno le notizie, e purtroppo credo in questo senso che per interessare veramente i lettori, per sapere effettivamente se siamo interessanti per i lettori, l'unico modo per avere un modello economico anche che regga tutto quanto sia mettere notizie a pagamento online. È una sfida che ad esempio l'ultimo quotidiano online nato in Italia, che è l'Inchiesta, un'inchiesta che sto seguendo con grande attenzione, tra virgolette, dovevo essere un loro blogger, ho avuto qualche difficoltà di questa campa per quello, però poi cazzo. Dichiarano chiaramente che dopo una prima fase di test ci sarà il passaggio al pagamento. È una sfida aperta, una sfida che non sappiamo come andrà a finire, ma quello che sta succedendo oggi, in particolare intorno al caso iniziale Travaglio, dimostra che un forte brand personale permette non solo di avere un successo online, quindi oltre 1 milione di piace sulla pagina personale Facebook, non solo, permette anche, laddove ci sono le conoscenze poi e le competenze, le capacità e le possibilità, di creare da nuovo, e questo è quello che è successo col Fatto Quotidiano, un nuovo media, un nuovo giornale assolutamente fatto in forma tradizionale, con un lancio online attraverso un blog, con un tam-tam attraverso i social network, con una sensibilità particolare che oggettivamente, al di là delle esperienze pur belle che tante testate hanno, state autorevoli, state importanti, esperienze che oggettivamente non avevano uguali in Italia. Lì è stato veramente il contrario, dalla rete a un media tradizionale che nasce e che, considerando, giusto per essere contestualizzati, considerando la crisi attuale dell'unità, a cui pare il nuovo giornale abbia sottratto parecchie copie, evidentemente è un modello che funziona, che sta in piedi, che si è guadagnato quote di mercato, che probabilmente non ha portato nuovi grandi lettori, cioè non ha portato lettori che prima non acquistavano quotidiani, probabilmente ha solo preso quote da altri, ma ha affermato procedimento assolutamente diverso. Un'ultima cosa è questa, ed è la cosa a cui ancora non siamo arrivati. Penso ci sia una differenza sostanziale nel modo di utilizzare le notizie, di leggere le notizie online
rispetto a quello che succedeva a